Devo dire proprio, bravissimo cantante di macchiette napoletane, di quelle canzoni meravigliose napoletane, diciamo di Cioffi Pisano, quelle anche col doppio senso, ma anche senza doppio senso, quelle spiritose, la canzone umoristica di tradizione. Vittorio ne è un interprete, credetemi, assolutamente straordinario. C'è un solo difetto, che tu non si trasidicci. Trasidiccio significa che non si va ficcando, che non tira la giacca ai potenti, che non chiede, cioè, è modesto, fa il suo lavoro con grande modestia e perciò non è diventato così noto come merita. Allora Vittorio, io ti voglio portare qua nello spazio orchestra. Io direi pure al maestro che nel ecco. Posto devi pigliare posizione. Eh sì, e accompagna Vittorio Martiglia e il maestro Tonino Esposito, che notissimo per tante cose. Ecco qua. Allora, la canzone si chiama Arcangelo Bottiglia, sì. Ed è una storia di... Ma una storia di, se si può dire, di... Sì, ho capito. Di corna. Ah, sì, ma si può dire. Sì, dire. Sì, è una storia di corna con figo, questo personaggio un po' teso, pieno di problemi. Pieno di tics. Di tics. Sì, cose tics. Strane, tics. Ah. Cose strane. Arcangelo Bottiglia. Arcangelo Bottiglia. Una canzone downtown di ciò che si sa. Yes, yes, yes. Allora, Vittorio Martiglia e l'orchestra prima che sia troppo tardi. È permesso, posso entrare? Ho l'onore di parlare a ragioniere su Gran Fabia, Roma 33. Sono Arcangelo Bottiglia, il marito di mia moglie, che ha lasciato la famiglia e qua abita così. Da 3 mesi ce la vedo, un po' troppo ragioniere, me la date se credete, e la metto pure a me. Ragioniere, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, è la metà la vita da... Se dividiamo un pollo, scusate, ragione, un mezzo pollo sta a voi, un mezzo pollo sta a voi, voi vi pigliate tutta la carne voi, e mi lasciate solamente il branco, che bene a me, no, che bene, che vogliamo fare, eh? Che bene, che vogliamo fare, ragioniere, e poi dovete ragionare, ragioniere, sughero, ragioniere, pensateci. Per la pace della mia famiglia ho lavato un sugra con la bottiglia. Io lo so, mia moglie è buona, ma è simpatica e sciacciona, ha delle forme ercule di una qualità, c'ha una bocca seducente, un mistero esuberante che mi sembra un re spingente, buio sapete meglio di me. E perciò, caro signore, non mi avete rifiutato. Io vi giuro sull'onore, che me la faccio ritornare. Ragioniere, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, è una metà ma vita da. Se dividiamo un porco, scusate, ragazzi, un mezzo porco a voi, un mezzo porco a me, voi mi squagliate tutta la zona voi, e mi lasciate solo metà. A coda a me, ma, e me, che vogliamo fare? E me, che vogliamo fare? Ragioniere, e voi dovete ragionare. Ragioniere, voi dovete ragionare. Se mia moglie è la metà, è una metà malita, da. Se dividiamo un bue, scusate, ragioniere, un mezzo bue a voi, un mezzo bue a me, voi dividiate tutta la carne buiana e mi lasciate solamente e corna a me, e beh, che vogliamo fare? E beh, che vogliamo fare? Ragioniere, e voi dovete ragionare, perché non so se ci avete fatto caso, io sono un po' nervoso. Erede della grande tradizione.